un bel giorno Mr. Simple andò a trovare il suo caro amico Luis. Luis viveva in una piccola isola in mezzo a un oceano immenso. In quest'isola tutti vivevano felici e contenti. Svolgevano svariati mestieri, amavano lavorare e anche giocare. Mr. Simple trovò il suo amico seduto davanti al mare con una piccola canna da pesca, ma da qualche giorno non riusciva più a pescare nulla. Allora Mr. Simple gli disse: aspetta e vedrai. Prese una lunga canna da pesca e subito pescò un bel pesce. Lo vedi? I pesci stanno molto più lontani. Luis gli chiese di venderli il bel pesce, così avrebbe potuto preparare una bella cena per sua moglie. Allora Mr. Simple ebbe una bellissima idea: comprare una bella barca per andare a pescare e rivendere i pesci. Il giorno dopo così fece. Contrattò 5 rematori e 5 pescatori. Pescarono e tornarono in tempo per vendere tutto il pesce al mercato del paese, anche alle mogli degli stessi pescatori e rematori. Mr. Simple pagò un terzo del ricavato ai 5 rematori, un terzo ai 5 pescatori e un terzo se lo mise in tasca. Tutti erano contenti, tutti lavoravano, tutti guadagnavano e tutti spendevano. Così il paese divenne sempre più ricco e i figli potettero studiare e inventare nuovi belli oggetti. Un giorno a Mr. Simple venne un'altra idea. I rematori si lamentavano sempre perché il lavoro era molto faticoso. Quindi comprò un robot per remare. Andarono a pescare e quando ritornarono vendette tutti i pesci e pagò un terzo ai pescatori. Ma quando arrivò il momento di pagare il robot, questo non accettò i soldi. Cosa ci faccio io con questi pezzi di carta? Così Mr. Simple intascò il suo terzo e il terzo del robot. E gli venne un'altra grande idea: comprare 5 robot pescatori. Così incasso tutto io, pensò. E così fece. Andò a pescare, tornò, ma si trovò con una brutta sorpresa. Non era entrato nessuno al mercato perché le mogli dei rematori e dei pescatori avevano i mariti tutti disoccupati ed erano rimaste senza una lira. Quindi Mr. Simple ebbe l'ultima idea, la più importante. Andò dai suoi ex rematori, i ex pescatori, e gli diede il vecchio stipendio. Così le mogli, il giorno dopo, ritornarono al mercato e tutti vissero felici e contenti, come prima e più di prima. No equality, no party.